39esimo mondiale maschile, 30esimo mondiale femminile, categoria surf casting. Abbiamo scelto una location che è fantastica, Taormina, che vedete alle mie spalle. Oggi, 5 novembre, iniziamo questa splendida avventura. L'avventura qua nella splendida Taormina, tra poco in questo splendido hotel avremo la riunione dei capitani. A seguire ci sposteremo a Messina, in una splendida piazza dove abbiamo preparato veramente un percorso fantastico, con una cerimonia d'apertura che le nazioni sicuramente ricorderanno per anni. All'interno di questo spettacolare, di questa spettacolare piazza, la federazione ha allestito un villaggio per far giocare i ragazzi. Veramente una sinergia fantastica della federazione che ci porterà lontano. E poi da lunedì incominceranno le prove ufficiali, lunedì, e martedì, mercoledì e giovedì e venerdì, giornata finale, la premiazione. E qui, e la premiazione avverrà nello splendido teatro di Taormina. Ma vediamo in seguito e vediamo come vanno le gare. Le tirage au sort aujourd'hui, c'est premier les hommes, parce que c'est très très loin. Siamo arrivati alla terza prova del campionato del mondo maschile e femminile di surf casting. Un mondiale veramente importante visto il numero di nazioni, parliamo di 21 nazioni, oltre 30 i club, perché parliamo di maschile e femminile. Oggi siamo sul campo di Mortelle, mentre le ragazze sono nel Catanese a svolgere la terza e prova. Domani ci sarà la prova conclusiva che decreterà i campioni del mondo, sia individuali ma anche le nazioni vincitrici. Sul femminile per ora conduce l'Italia, seguita subito dalla Croazia, mentre nel maschile la classifica è molto più lunga, però sta conducendo molto bene il Portogallo. L'Italia è settima classificata al momento, però ha poche penalità, diciamo, dalla seconda, terza classificata. Vediamo nei prossimi giorni cosa ci riserva, domani è una giornata veramente impegnativa, perché dopo la prova avremo subito dopo la premiazione nella fantastica Taormina e assegneremo il titolo mondiale 2023 maschile e femminile.
sono molto felice di questo risultato naturalmente. Speravo ovviamente di ambire al titolo, c'eravamo quasi, però una serie di circostanze me lo ha impedito, ma va benissimo così, sono comunque ugualmente soddisfatto, molto contento. Durante la prima prova in effetti abbiamo avuto alcuni problemi che ci hanno impedito di raggiungere il risultato migliore, però la dedizione è stata comunque massima, la concentrazione assoluta, ci siamo focalizzati sull'obiettivo e insieme con un ottimo lavoro di squadra ce l'abbiamo fatta, grazie soprattutto al lavoro del CT Alfonso Vastano, del Vice CT Eugenio Ucci e ovviamente di tutti i ragazzi. C'è stato da subito un clima di unione, di spensieratezza, di concentrazione sull'obiettivo veramente veramente importante. Intanto pensiamo alla prossima Super Speed e poi speriamo di fare bene per qualificarci per la Spagna. È stata una delle emozioni più forti che abbia mai provato in vita mia. È stato bellissimo. Oggi quando sotto il picchetto ho capito cosa era successo, a 20 minuti dalla fine della manche sono scoppiata a piangere perché non ci potevo credere, non ci potevo credere. Però questo è dovuto anche tanto a tutto il lavoro di squadra che è stato fatto. È un risultato mio, ma lo sento anche di squadra, non solo mio. Diciamo che non sto lì con le mani in mano tutto l'anno, ecco. Mi alleno tanto, anche al provinciale l'anno scorso è andata molto bene, l'anno scorso l'ho vinto, quest'anno l'ha vinto il CT, gli ho lasciato il posto. Però insomma mi sono qualificata bene anche al provinciale quest'anno. Come una mela al giorno, leva il medico di torno, una volta alla settimana si deve andare a pescare, sennò non si vince niente. Oggi sì, sul picchetto ho avuto anche il piacere, l'onore di avere Lisa accanto. E quindi diciamo che avere un supporto, lei, anche lei siciliana, queste spiagge comunque si conoscono perché siamo siciliane, quindi per questo. Quindi avere una persona accanto a me che, con cui scambiare delle informazioni, scambiare delle sensazioni, stamattina ha portato a questo risultato, a questo primo di settore che ha decretato il terzo assoluto. Noi abbiamo pescato per 13 giorni consecutive, sì. E abbiamo fatto prove di tutto. Tutto, abbiamo provato tutto quello che c'era da provare. Abbiamo tratto le nostre conclusioni, abbiamo capito quello che si doveva fare e ci siamo riusciti alla grande. Per me l'organizzazione di questo mondiale è stata perfetta, perfetta. Tutto a posto sulle spiagge, zero problemi. Ragazzi, anche quando c'erano le boe, è capitato, ovviamente capita, le boe in acqua, tolte subito, anche quelle che non si vedevano, si è entrati in acqua per toglierle, per evitare problemi prima dell'inizio della gara. C'è stata un'organizzazione fantastica, perfetto. Santoleva è stato all'altezza della situazione insieme a tutto il comitato federale, Ipsas, sì, regionale, quindi sì. Veramente. Nessuno in toppo. Maria Teresa, siamo al termine di questo campionato del mondo veramente, veramente difficile, dove ci siamo trovati 21 nazioni al maschile, 9 nazioni al femminile, più di 250 atleti. Te l'aspettavi di vincere una scommessa? Non vorrei dire, ma essendo siciliana direi che l'avevo promesso anche il nostro presidente, cioè avremmo sedute e avremmo vinto. Ma non abbiamo vinto soltanto le medaglie, abbiamo vinto come isola, abbiamo vinto come comunità,
Abbiamo messo in piedi tutto il territorio che riguardava i campi gara, ma non soltanto, molti comuni interessati e tante autorità che abbiamo avvicinato e abbiamo unificato, facendo conoscere una federazione che prima a livello pubblico non veniva conosciuta, insomma. Sì, la federazione marketing, e questo è da sempre marketing. Un mondiale porta risorse importanti sul territorio, ma porta anche visibilità e fa conoscere la federazione. Credo che di questo ne hai fatto tesoro e stai andando, e sicuramente. Ma la sensazione principale che hai avuto di questo mondiale, a parte oggi che siamo allo start finale, siamo alla chiusura, per cui siamo stanchi, abbiamo voglia di riposare. La sensazione è che il territorio desiderava molto una competizione di questo livello, che ci siamo ritrovati con tante persone che si sono avvicinate non pensando che la FIPSAS fosse tutto questo. Abbiamo anche accompagnato la nostra realtà con un villaggio di didattica e formazione che ha riempito una sorta di cornice, specialmente in Piazza Duomo al momento dell'inaugurazione. E questo ci deve inorgoglire come federazione, perché è la continuità dell'agonismo tra i ragazzi e gli agonisti veri. Quindi senz'altro è positivo, e mi viene voglia di farne un altro migliore di questo. Questo è quello che vorrei fare. Sicuramente questo mondiale è stato preparato da circa 6 anni. Abbiamo preparato le nazionali su questi territori, abbiamo lavorato tantissimo su questi territori. La scommessa è stata fatta 6 anni fa per portare avanti. Qui la scommessa è stata vinta col supporto di più di 70 steward che hanno lavorato ininterrottamente per una settimana. E sono cifre da numeri, se pensiamo a quello che è stato mosso e a quello che ha funzionato. Sicuramente un'operazione di marketing paurosa, perché abbiamo portato sul territorio, si può dire, quasi 600.000 euro più o meno, ed è una cosa veramente stratosferica, che credo che non so se verrà ripetuta in Sicilia, ma sicuramente sarà ripetuta sul territorio nazionale. Adesso stiamo preparando come federazione, abbiamo già richiesto diversi mondiali, ho già richiesto diversi mondiali alla FIPSEM, vediamo nel corso dei prossimi anni di provvedere a portare avanti questi mondiali e dove assegnarli per preparare i nostri nazionali. Io voglio ringraziare Maria Teresa, la voglio ringraziare per il lavoro che ha fatto, e se vogliamo parlare della cerimonia di apertura e di chiusura della quale si occupava principalmente lei, non si può dire altro che dare un giudizio più che favorevole. E voglio invece ringraziare tutta la comunità, tutto il comitato organizzatore nostro, composto da diverse sezioni provinciali, per l'estensione del campionato. Il presidente Leva in primis, si è mosso più di tutti noi, avendo una bella comunità a supporto per la realizzazione e la gestione del campionato, ma anche il Comitato Provinciale di Messina con il presidente Alessio Casella e la sezione provinciale di Caltanissetta con Tonino Zagarini. Tutti insieme abbiamo dimostrato la qualità del nostro operato. Io ho fatto soltanto una piccola parte. Grazie. Credo che questo mondiale si chiuda qua. Arrivederci a tutti. Alla prossima. Grazie.